Terremoto a Ischia, notte tranquilla, una lieve scossa. La procura, ipotesi disastro colposo. È trascorsa tranquilla sull'isola di Ischia la seconda notte dopo il terremoto di lunedì sera. All'alba però una nuova scossa di 1.9 gradi è stata avvertita dagli abitanti dei comuni di Casamicciola e Lacco Ameno colpiti dal sisma. Secondo quanto viene riferito, diverse persone sono scese in strada e sono subito state avviate le verifiche su eventuali nuovi crolli, ma al momento non vengono rilevati ulteriori danni a cose o persone. La procura di Napoli sta valutando l'ipotesi di aprire un'inchiesta contro ignoti per disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Sono nel quadro ordinario delle valutazioni possibili in questo momento, ha dichiarato Giovanni Melillo, capo della procura di Napoli, ai microfoni di 6 su Radio 1. Melillo ha poi specificato che si tratta di un quadro complesso e bisognoso di approfondimenti. Sul possibile legame tra il fenomeno dell'abusivismo edilizio e il crollo di alcuni edifici sull'isola, il capo della procura di Napoli ha dichiarato, non sfuggono i costi sociali, che anche in queste occasioni si rivelano, di fenomeni gravi come quello dell'edilizia illegale e dell'abusivismo edilizio. All'abusivismo edilizio corrisponde una delle priorità del lavoro della Procura della Repubblica di Napoli, un fenomeno che in Campania ha dimensioni straordinariamente gravi e come tale va affrontato. Infine sulla presenza di abusivismo di necessità nella zona di pertinenza della Procura di Napoli, Melillo ha concluso, a dimensione di necessità è nettamente inferiore a quella speculativa e strettamente criminale del fenomeno dell'abusivismo edilizio. Il mio primo pensiero quando ho rivisto la luce è stato Dio. Allora davvero esiste, ho pensato. Non ha più voce Ciro Marmolo, 11 anni, il bambino eroe dagli enormi occhioni neri, l'ultimo dei tre fratellini ad essere estratto vivo dalle macerie della palazzina crollata in seguito al terremoto che ha devastato Casamicciola sull'isola di Ischia. Ai microfoni di TV Luna, che ha diffuso una sintesi delle sue dichiarazioni, Ciro si lascia andare a cuore aperto. Quando ho saputo che il più piccolo dei miei fratelli stava bene mi sono fatto coraggio e ho detto, ce la devo fare. Ciro è ricoverato all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Con lui, nella grande stanza colorata di giallo, arancione e verde ci sono la mamma Alessia, incinta al quinto mese di una bimba e i fratellini Pasquale 7 mesi e Mattias 8 anni. Dal canto sua mamma Alessia guarda i suoi figli e dice, ho capito che quella notte maledetta è intervenuta la mano di Dio a salvarci. Ho imparato ad apprezzare la vita. È stato Ciro a salvare il fratellino Mattias. Dopo la scossa lo ha preso e lo ha spinto con lui sotto al letto, un gesto che sicuramente ha salvato la vita a entrambi. Poi con un manico di scopa ha battuto contro le macerie e si è fatto sentire dai soccorritori. Quando è crollato tutto ho abbracciato mio fratello e poi quando sono arrivati i soccorritori l'ho spinto fuori per primo, ha raccontato Ciro. Tra i soccorritori che hanno salvato i fratellini di Ischia ci sono anche i vigili del fuoco del team User del Lazio, Urbans e Arcenresque, e tra loro Teresa Di Francesco, l'unica donna della squadra che nel gennaio scorso è intervenuta nei soccorsi dell'hotel Rigopiano di Farindola, Pescara, in particolare nel salvataggio dei bambini rimasti intrappolati nella sala biliardo dell'albergo. Quando li trovi vivi e li salvi sei ripagato per le prossime tre vite, dice Teresa all'ANSA. La prima vittima del sisma si chiama Lina Balestrieri in cutaneo, 59 anni, di Barano di Ischia, Napoli, ma residente a Ischia, mamma di sei figli, e sorella di Pasquale, consigliere comunale a Ischia.
la donna è rimasta schiacciata dal cornicione di una chiesa che le è crollato addosso dopo aver parcheggiato l'auto e mentre stava per entrare in chiesa. La seconda vittima, rimasta sepolta nella casa crollata in località Maio, sempre a Casamicciola, si chiamava Marilena Romanini, 65 anni, nata a Brescia, ma residente a Monte San Giusto, Macerata. La Romanini era sull'isola in vacanza. Il bilancio definitivo delle cure prestate dai medici dell'ospedale e del 118 è di 42 feriti, di cui solo 16 hanno richiesto un ricovero. Uno di essi è stato trasferito già nella notte di ieri al Cardarelli di Napoli, a causa di gravi ferite che richiedevano cure di alta specializzazione, l'uomo è ricoverato con prognosi riservata. Come mai tanti danni da un sisma di magnitudo 40? Che è un discorso di specificità dell'isola d'Ischia che è in area vulcanica. Quello che però ho potuto vedere oggi è che molte costruzioni sono realizzate con materiali scadenti che non corrispondono alla normativa vigente, per questo alcuni palazzi sono crollati o rimasti danneggiati. Lo spiega Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, in conferenza stampa a Casamicciola. Paura tra i tanti turisti in vacanza sull'isola, ma i sindaci rassicurano. I geologi però evidenziano che si tratta di crolli non normali per un terremoto di magnitudo 4. La cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha trascorso più volte periodi di vacanza a Ischia, ha espresso profonda vicinanza ai cittadini colpiti dal sisma e ai soccorritori che stanno facendo il loro meglio. Sono 2000 gli sfollati a Casamicciola e altri 600 l'acco a meno. Il numero è stato reso noto dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che oggi ha incontrato i sindaci dell'isola per fare un primo punto della situazione. Escluso l'allestimento di tendopoli, per l'accoglienza degli sfollati si confida di far ricorso alle diverse strutture ricettive presenti sull'Isola Verde. Verrà dichiarato lo stato di emergenza e verrà nominato un commissario. Stamattina avevamo stimato un bacino di possibili sfollati, in base alla popolazione. Ad ora si registra un fabbisogno negli alberghi di circa 200 persone, un numero che potrà crescere, spiega Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, in conferenza stampa a Casamicciola. Mattarella ha telefonato ai sindaci di Casamicciola e di Lacco a Meno per esprimere il cordoglio per le vittime e la solidarietà e la vicinanza alla popolazione e si è impegnato a visitare, quando possibile, i comuni colpiti e ha assicurato la sua attenzione per la ricostruzione. Mi sento orgoglioso di essere italiano, l'ho detto al capo dello Stato. Il sindaco di Casamicciola Giovan Battista Castagna riferisce così del colloquio telefonico con il presidente Mattarella. Orgoglioso perché, spiega, che è stata una vera gara di solidarietà con tutte le istituzioni che hanno fatto a pieno ogni sforzo per soccorrere le persone in difficoltà. Per i turisti, tantissimi in questo periodo sull'Isola Verde, e per i residenti, l'estate si è fermata nel peggiore dei modi. Prima un boato, poi la consapevolezza di quello che stava accadendo. Le suppellettili che cadevano, i mobili che si spostavano e poi il blackout, i crolli. È stato peggio del terremoto del 1980, racconta Giovanni. È stato un incubo che piano piano ha preso forma. E che chi fugge, ora, da Ischia.